Se siete stati attenti, saprete che da poco siamo tornati dalla Polonia dove siamo andati per vedere il concerto dei Rammstein. Ovviamente non abbiamo visto solo quello, abbiamo organizzato un piccolo giro per vedere alcuni posti che ci interessavano. Ma quello che desideravamo vedere più di tutti è il chiaro esempio che avevamo contratto una grave malattia. Quella del... L'ho visto su Instagram e ora voglio vederlo assolutamente! State attenti, è un virus contagiosissimo che può colpirvi in qualsiasi momento. Noi, sotto l'influsso di questo malvagio virus, siamo finiti al castello di Mojna. Lo chiamano tutti castello, ma in realtà questo posto è una residenza nobiliare. E la maggior parte di questa architettura fantastica è di inizio Novecento. Ma a chi è venuta l'idea di costruire una roba del genere? Perché io questi li voglio conoscere, già li stimo. Allora, per partire dall'inizio devo prenderla un po' alla lontana. C'era una volta, nel 1819, un ragazzo di 16 anni di nome Franz Winkler. Il Franz aveva 7 fratelli, ma i loro genitori erano morti e lui, per mantenersi, andò a lavorare in miniera. Come se fosse uno dei sette nani? Sì, ma non lo dire, perché al giorno d'oggi non sono più nani, ma magiche creature della foresta che si fanno vestire da un daltonico. Ah, giusto. Dimenticavo che viviamo in questo periodo meraviglioso. Comunque, il Franz era uno che lavorava duro e i suoi superiori lo premiarono facendolo studiare alla scuola di mineraria. Dopo 7 anni di lavoro e di studio accaniti, Franz Aregin, che amministrava la miniera Maria dove il nostro Franz lavorava, lo promosse caposquadra. Poiché era sempre in miniera, il Franz aveva trovato moglie in loco, sposandosi con la figlia di un ingegnere che lavorava con lui. Sarebbe potuta essere una bella storia d'amore, ma arrivò un'epidemia di colera e, come il sortilegio di una strega cattiva, la moglie morì. Non dire che c'era una strega cattiva, non va bene. Devi dire che c'era una persona che aveva un sacco di valide ragioni per fare ciò che aveva fatto. Giusto, scusa, me l'ero scordato un attimo. Comunque, il Franz rimase vedovo con una figlia piccola di nome Valeska e nello stesso periodo morì pure la Regine, l'amministratore della miniera Maria. La miniera si chiamava Maria perché Areshin l'aveva intitolata alla moglie, che per la sua bellezza era stata soprannominata da tutti la Rosa della Slesia. Alla morte di Aregin, la Maria aveva ormai 40 anni, mentre il nostro Franz ne aveva meno di 30. Ma i due decisero di consolarsi a vicenda e la loro tresca fu un vero e proprio scandalo. La Maria però assunse un atteggiamento pragmatico. Maria, ma lo sai che qui tutti parlano di noi? E a me che mi frega? Ma ne va della nostra reputazione. Io sono solo un minatore e tu sei una signora. No, ripeto, e a me? Ma dicono che sono troppo giovane per te. Senti, Franz, le cose stanno così. Quando dicono qualcosa, o tu li mandi a cagare, o io mando a cagare te. Chiaro? Cristallino, Maria. Così i due si sposarono e Maria divenne la matrigna della piccola Valeska. Come abbiamo visto prima, le matrigne cattive non vanno più di moda. E così Maria fu una madre fantastica e il Franz, grazie al matrimonio, raddoppiò la fortuna della moglie. Alla loro morte, la Valeska ereditò tutto, pure il titolo di principessa che nel 1840 il re Federico Guglielmo IV di Prussia aveva assegnato alla famiglia Winkler. Ovviamente tutti volevano la mano di Valeska, che a questo punto era ricchissima, titolata eppure molto bella. Lei però era stata allevata dalla Maria, secondo il credo. E a me che me ne fotte?
e così si sposò con un giovane sottotenente dell'esercito, Hubert von Thiele, che non aveva un soldo. L'Hubert però si rimboccò le maniche e raddoppiò di nuovo la fortuna di famiglia e tra i suoi investimenti comprò pure il palazzo barocco di Mosna. I due combinarono i loro nomi e i loro stemmi e il loro primo figlio fu chiamato, senza alcun guizzo di fantasia, Franz Hubert von Thiele Winkler. In realtà però tutti lo chiamavano Franciszek e così faremo anche noi. Pure il Franciszek aveva ereditato il pallino degli affari tipico della famiglia e così divenne in breve il settimo uomo più ricco del paese. A quel punto il Kaiser Guglielmo II gli conferì pure il titolo di conte e così il Franciszek decise che il suo nuovo rango meritava una dimora adeguata. Il vecchio palazzo di Mosna era andato a fuoco solo l'anno prima e il Franciszek decise di ricostruire nello stesso posto una nuova residenza. Il castello fu costruito in un batter d'occhio, tanto che alcuni chiesero stupiti: Franciszek, ma come hai fatto? Ieri non c'era niente e oggi c'è un castello. Ovviamente ho fatto un patto con il diavolo. Ma davvero? E cosa ha voluto in cambio? Mi ha chiesto un ascensore. In che senso? Nel senso che l'ascensore funzionerà finché io sono vivo e i miei discendenti invece dovranno fare le scale per l'eternità. E infatti l'ascensore smise di funzionare alla morte del Franciszek e pare che nessuno, fino a oggi, sia riuscito ad aggiustarlo. E in più, ad alimentare le voci, davanti al castello c'è la statua di un diavolo. Ovviamente, una volta che la statua fu ripulita e restaurata, si scoprì che rappresentava la storia di Apollo e Marsia. Però era facile sbagliarsi, visto che Marsia è raffigurato con le gambe caprine ed un volto bestiale. Oltre alla storia del diavolo, ci sono anche altre curiosità legate a questo castello, come il fatto che abbia 365 stanze, una per ogni giorno dell'anno, e ben 99 torri. Entrambe queste cose sono vere, ma il numero di torri ha un motivo ben preciso. E quale sarebbe? Vedi, al tempo un nobile poteva costruire una torre per ogni tenuta che possedeva. Chi però aveva più di 100 tenute doveva pagare una tassa pari al mantenimento di un'intera guarnigione. Oh merda! Capisco che messa così fossero decisamente meglio 99 torri piuttosto che 100. Anche se non aveva 100 tenute, il Franciszek era così ricco e così noto che pure il Guglielmo II visitò Mosna. Fu ospite qui per una battuta di caccia al fagiano che si tenne tra il 27 e il 29 settembre del 1911. Pensa che durante la battuta di caccia Guglielmo sparò 1017 colpi di fucile e abbatté 1007 fagiani che furono poi esposti davanti al castello. In realtà, per fornire al Kaiser una caccia così abbondante, i fagiani venivano allevati in tutto il terreno circostante e poi i battitori li spingevano nella zona dove sarebbe passato il regnante. Dopo la morte del Franciszek, però, i suoi figli non mostrarono di aver ereditato il pallino degli affari tipico della famiglia, ma il castello restò ugualmente loro. Almeno fino a quando i Thiele Winkler non fuggirono in Germania nel 1945, all'arrivo delle armate sovietiche alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo di allora il castello divenne un sanatorio e si dovette aspettare fino al 2013 per vederlo almeno in parte ristrutturato e riportato al suo antico splendore. Nel frattempo però sul castello sono nate numerose leggende, come quella della governante inglese della famiglia che chiese di essere sepolta sull'isola. Lei intendeva la Gran Bretagna, ma i Thiele Winkler esaudirono il suo desiderio alla lettera e la tomba della donna fu posta su un'isola artificiale in un vicino lago. Per questo motivo il suo incazzatissimo fantasma continua ancora a infestare il castello. Non è il solo però,
perché pare che ce ne sia anche un altro, quello di una giovane che lavorava nel castello. Quando la ragazza si rese conto che il suo amore non era corrisposto, si suicidò e il suo fantasma rimase a infestare tutte e 365 le stanze di Mojna. Se invece vi chiedete se lo scheletro che vi guarda da una finestra sia collegato a qualche leggenda, rimarrete delusi, perché è stato messo lì come progetto artistico dagli studenti di una scuola locale. Da allora però in molti hanno ricamato sul motivo della sua presenza, quindi sentitevi liberi di farlo anche voi. Avete visto? Il castello di Mojna è davvero incredibile. Sembra davvero uscito da una favola. È vero, infatti ci sono alcune persone che millantano che Disney non si sia davvero ispirato a Noam Schoenstein per il castello della Bella Addormentata, ma a Mojna. E se avete aguzzato la vista, avrete notato anche alcuni elementi che ricordano il famoso castello di Hogwarts. Infatti, a Mojna, d'estate, c'è un campo estivo a tema Harry Potter. E io ve lo giuro, avrei dato anche la bacchetta di Sambuco pur di poter tornare bambina e partecipare con loro, con tutte le divisine. Lasciando la Cree al suo delirio, siamo arrivati anche questa volta alla fine del video. Vi ricordiamo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno di solito al martedì, e se vi rimane un po' di tempo date un'occhiata al blog e ai nostri social. Ciao!